tutti ragazzi, io sono Davide, benvenuti nel mio canale YouTube e oggi andiamo a vedere un po' più da vicino gli slider introdotti con la versione 4.1 di Betafly. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale qui in basso, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video e non dimenticate di lasciarmi un commento e un like. In Betaflight 4.1 sono state introdotte una serie impressionante di migliorie che poi sono state notevolmente accresciute con la versione 4.2. Non vi preoccupate perché in futuro andremo a parlare nel dettaglio anche di queste versioni qui, ma adesso concentriamoci sugli slider. Gli sviluppatori hanno deciso di introdurre la possibilità di aggiustare i PID mediante degli slider per semplificare il processo di tuning, che in Betaflight non è mai stato così semplice. La cosa che non mi piace affatto è che ancora manca la possibilità di regolare questi slider mediante l'utilizzo di Betaflight OSD e quindi non possiamo farlo direttamente sul cam mediante i nostri occhiali oppure mediante l'utilizzo della nostra radio, e questa è una cosa che mi lascia totalmente basito, perché in genere, almeno per quanto mi riguarda, il pit tuning lo faccio sul campo e se volessi utilizzare gli slider mi trovo costretto a portare un dispositivo come un portatile ogni volta, a prendere il quad, togliere la lipo, attaccarla all'USB, insomma non è una cosa molto pratica. Invece il processo di tuning è importante farlo a caldo, quindi aumento un parametro, testo come vola il mio quad, atterro, lo posso regolare velocemente e quindi ritestarlo in modo rapido. Fatta questa premessa, andiamo a vedere nel dettaglio quanti sono gli slider, di che cosa si occupano e qualche consiglio basilare sul tuning. Una volta che avete flashato l'ultima versione di Betaflight avrete a disposizione la funzionalità degli slider. Nel mio caso sto utilizzando il Configurator 10.6.0, quindi una volta connesso il vostro drone all'USB basta aprire il Configurator, premere il tasto Connect e a sinistra cliccare ovviamente sulla tab PID Tuning. E all'interno della tab PID Tuning troverete il pulsante che nel mio caso si chiama Enable Sliders, perché io preferisco utilizzare la versione in inglese. Cliccando su Enable Sliders, eccolo lì che magicamente appaiono i nostri 4 slider che adesso andiamo a vedere più da vicino. Occhio, perché attivare il bottone Enable Slider vuol dire perdere il tuning effettuato in precedenza. Qui dovete prendere una decisione, quindi o utilizzare gli slider e una volta raggiunto un livello soddisfacente andare a effettuare delle piccole regolazioni perdendo quindi l'utilizzo delle slider, oppure fare tutto con gli slider. Se non siete esperti, ovviamente gli slider sono appositamente limitati dagli sviluppatori, infatti come vedete potrete solamente raggiungere questo valore massimo qui o questo valore minimo qui. Se siete un po' più esperti nel lavorare con i PID, quindi ogni volta che modificate un valore controllate la temperatura dei motori e via discorrendo, potete in alto a destra abilitare l'expert mode. Abilitando l'expert mode togliete i limiti agli slider e come vedete potete tranquillamente arrivare a valori massimali o a valori estremamente minimi. Attenzione, perché aumentare al massimo, quindi sul colore rosso pieno, tutti gli slider aumentate in maniera esponenziale il rischio di squagliare, distruggere, disintegrare i vostri motori, quindi occhio sempre alla temperatura dei motori. Faccio una premessa: evito di spiegare a che cosa serve la P, a che cosa serve la D, a che cosa serve la I, perché il loro significato è rimasto invariato. Vi lascio nella descrizione del video qui in basso un link ad un video che ho fatto tantissimo tempo fa dove spiegavo bene il significato di ognuno di questi valori. Che cos'è il master multiplier? Il master multiplier aumenta spostandolo a destra e diminuisce spostandolo a sinistra tutti i valori dei nostri PID in modo equilibrato tra loro. Quindi posteremo questo slider verso destra e quindi andremo a aumentare i valori per droni che sono più grandi e pesanti, per esempio un 6 pollici, un 7 pollici avrà sicuramente il master multiplier spostato
più verso destra rispetto ad un 5 pollici. I quad più piccini, quindi 4 pollici, 3 pollici e 2 pollici, sicuramente avranno un master multiplier spostato più verso sinistra. Il PD Balance. Il PD Balance altro non è che l'aumento progressivo della nostra P. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire andare a dare più carattere al quad. Quindi se il quad vedete che vi risponde con poco carattere, è un po' molle, non rispetta bene le traiettorie, non va dove volete voi, a quel punto bisogna aumentare il PD Balance. Poi si chiama PD Balance, ma in realtà andiamo a intervenire solamente sulla P. Occhio, perché andando ad aumentare il PD Balance potremmo incorrere in delle oscillazioni o dei bounce back per alti valori. Bisogna trovare il giusto compromesso. In genere per quad più aggressivi, da racing, un freestyle un po' più duro, un po' più veloce, c'ha dei valori di PD Balance più alti. Un quad che è pensato un po' più per il volo cinematico, per il volo smooth, mid range eccetera, probabilmente avrà dei valori di PD Balance meno aggressivi. Pure qui dipende dal vostro stile di volo, dalla vostra build e dal senso del vostro drone. La percentuale di PD Balance che dovete dare al vostro quad ovviamente varia anche in base alla dimensione del quad. Per quad molto grandi e pesanti come 6-7 pollici in su, il valore di PD Balance deve essere molto più grande. Per quad più piccoli, più leggeri, come dei 3 pollici, 2 pollici, poi in base al peso che loro hanno, probabilmente dovrete impostare un valore di PD Balance molto più basso. Arriviamo a uno degli slider che è, a mio avviso, quello più importante, cioè il P e D Gain. Qui è dove effettivamente dovete manifestare le vostre abilità di tutto. Con questo slider dovrete trovare il giusto compromesso tra carattere e personalità che volete attribuire al vostro quad e l'assenza o la diminuzione al massimo di fenomeni di prop wash. Una volta trovato il valore giusto di P che non mi dà difetti mediante l'utilizzo del PD Balance, vado a lavorare di PD Gain per cercare di raggiungere il livello massimo di carattere che può avere il drone, riducendo al minimo possibili fenomeni di prop wash e di oscillazioni sane durante i miei trick in volo. Un fattore comodissimo che hanno introdotto gli sviluppatori di Betaflight è stato quello proprio di legare la percentuale di P e D in modo automatico, quindi andando a muovere lo slider verso destra e lo slider verso sinistra si aumentano proporzionalmente tra loro la P e la D o si diminuiscono proporzionalmente, quindi non dovrete più stare lì a impregare per trovare il giusto equilibrio tra la P e la D, ma ve l'hanno messo in modo automatico. Valori molto alti andranno ad aumentare possibilmente la temperatura dei vostri motori, potrebbero introdurre delle oscillazioni quando si fanno ampie curve. E arriviamo al quarto ed ultimo slider, che è lo Stick Response Gain. Lo Stick Response Gain è uno slider che va a modificare in modo esponenziale il vostro feed forward, quindi andiamo ad agire sul modo con il quale il vostro quad risponde ai comandi, ok? Quindi valori più alti vuol dire avere un quad che risponde anche al minimo input degli stick, però ovviamente questo che cosa comporta? Che potreste avere dei leggeri e velocissimi bounce back, quindi ritorni dopo che effettuate dei trick come roll e flip, ok? Andando a diminuire questo slider andrete ad avere dei movimenti più smooth, più lenti, però diminuirlo troppo vuol dire poi poter incorrere in dei bounce back un po' più lenti, quindi fa un po' blum 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 così. Anche questo slider qui è molto legato al vostro stile di volo. Vi posso dare questo suggerimento che un stile di volo più alla steel, veloce, reattivo eccetera avrà uno slider un po' più elevato, uno stile di volo più, che ne so, alla Le Trib, più smooth, più delicato avrà
questo slider leggermente più basso. Anche qui dovreste fare dei tentativi e trovare il corretto valore che fa per voi. Ricapitolando, muovendo il master multiplier andiamo ad aumentare, vedete, tutti quanti i bit in modo esponenziale, o li andiamo a diminuire se andiamo verso sinistra. Andare ad aumentare il PD balance vuol dire andare a lavorare sul proporzionale del roll e del pitch, mantenendo invariati tutti gli altri valori. Se vado a lavorare sul P e il D gain, vedete, praticamente andiamo ad intervenire sulla P, sulla D e sul D min in modo equilibrato tra loro. Se andiamo a lavorare sull'ultimo slider, che è lo stick response gain, vedete, andiamo ad interagire solamente con il feed forward. Anche qui evito di spiegare che cos'è il feed forward, perché l'ho fatto quando è stato introdotto in un video, credo sulla versione 3.5. Vi lascio il link anche di questo video qui in basso. Adesso rimbocchiamoci le maniche, perché vi voglio dare qualche consiglio su come utilizzare questi slider. Premetto che le impostazioni di default per un 5 pollici vanno già benissimo, quindi, come dico a tutti, i PID non donano poteri soprannaturali ai vostri pollici, quindi se state alle prime armi, eccetera, con un 5 pollici, ragazzi, iniziate a volare con i PID di default e skillate il vostro stile di guida e la vostra capacità nell'effettuare trick di freestyle o percorsi racing. Poi, mano a mano che inizierete a prendere confidenza, iniziate a lavorare sui PID. Fatta questa premessa, ecco quali sono i miei consigli di come effettuare un adeguato PID tuning mediante l'utilizzo di queste nuove barrette. Il primo valore su cui bisogna andare a lavorare è il master multiplier. Questo perché devo impostare il giusto equilibrio tra tutti i miei PID in base alla tipologia di quad e di build sulla quale sto effettuando PID tuning. Quindi se ho un quad grosso e pesante devo spingermi un po' più su valori alti, viceversa se ho un quad più leggero, più piccolo, più versatile, devo andare su valori un po' più bassi. Per un 5 pollici va benissimo il default. Successivamente si passa al PD balance, quindi una volta trovato il giusto compromesso di PID, quindi sto vedendo che il mio quad finalmente risponde bene e vola abbastanza bene, vado ad incrementare il suo carattere attraverso il PD balance, quindi gli do più robustezza in aria, più solidità. Una volta raggiunto valori soddisfacenti di PD balance, eccolo lì che si passa al P e D gain. Andiamo a testare il prop wash, quindi andremo a fare delle curve strette, degli split S molto stretti, andiamo a vedere come reagisce il nostro quad ai nostri trick. Trovato l'adeguata percentuale di P e D gain, quindi quando sono soddisfatto vedo che reagisce bene al prop wash, non c'ho queste oscillazioni, vado a variare lo stick response gain, quindi vado a effettuare il tuning del modo con cui il quad risponde ai miei input, ai miei stick. Questi due slider che vi ho detto, quindi il PLD gain, lo stick response gain, sono abbastanza correlati tra di loro. Cercate un attimino di trovare il giusto mix tra questi due slider qui. Per ultimo passerò nuovamente al master multiplier, perché vi conviene probabilmente andare a aumentare il master multiplier di un livello e vedere se il quad vi dà ancora più soddisfazione, perché viene aumentato in modo equilibrato tutto il tuning e l'algoritmo che avete trovato sul vostro quad, e vedete un attimino come reagisce. Il PID tuning è una cosa bellissima, io mi diverto proprio come un matto a farlo, ragazzi. Fino a che non introdurranno un modo più comodo per effettuare il tuning attraverso gli slider, io comunque, avendo una certa esperienza, continuerò a farlo sempre nella vecchia maniera. Ma sono sicuro che una volta che metteranno gli slider anche sul nostro Betaflex OSD, utilizzerò solo ed esclusivamente questo metodo. Ricordatevi che se intervenite manualmente andrete a disabilitare ovviamente gli slider nel vostro configurator, quindi entrerete nella modalità personalizzata. Questo è tutto, ragazzi, spero di avervi dato un contributo a capire un po' più facilmente questo mondo complesso dei PID. Vi posso assicurare che ormai siamo arrivati ad un livello di firmware, ragazzi, dove l'abilità del pilota e la vostra skill è la qualità numero uno per far volare bene i vostri droni. I rates e i PID vengono subito un gradino dopo. Un saluto a tutti da
Davide FPV. Buon tuning a tutti ragazzi, e se vi è piaciuto il video condividetemelo e aiutatemi a supportare il canale. Dai!